a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeups Angels, quindi un video che riguarda me, Betty e Fabiana. Sapete tutti che stiamo facendo i Fantastici 4, quindi una selezione di 4 prodotti per quanto riguarda ogni categoria, per far sì anche nell'aiutarvi ad acquistare alcune cose che per noi sono veramente fantastici, nel senso i migliori in assoluto. In questa, diciamo, presentazione che vi faccio per quanto riguarda ovviamente gli illuminanti, quindi parliamo di illuminanti, la prima è in edizione limitata, però di norma sfornano sempre ogni anno. Ogni qualvolta che esce una collezione escono nuovi illuminanti e veramente sono uno più bello dell'altro. Sto parlando di Kiko. Le collezioni di Kiko a me piacciono tantissimo perché hanno delle texture abbastanza pigmentate. Questa ad esempio è la 02 Virtuous Gold Rose ed è della collezione Ocean Feel. A me piace tantissimo il fatto che sia cotto questo illuminante, perché oltre che ha una performance strepitosa, ma se voi lo bagnate, nel senso spruzzate lo spray fissante sul viso e poi vi mettete l'illuminante, questo fa tutto, cioè una cosa incredibile, ha una bellezza stratosferica ed è il primo, ovviamente sempre su base rosata, perché io adoro quelli, cioè adoro qualsiasi illuminante, però di più quelli che siano in base rosata. Mi piacciono tantissimo perché ha una luce, adesso ne ho un altro che poi vi farò vedere, questo emana una luce che a me piace tantissimo. Ovviamente come il blush io l'illuminante lo metto anche in base al trucco che faccio. Se faccio un trucco con i toni caldi ovviamente non metto un rosa così acceso, ma metterò un argento o un dorato, scusate, no, un argento, metterò un dorato che sia meglio con l'abbinamento trucco e blush. Però devo dire che l'illuminante di Kiko, come in edizione limitata o anche permanente, io non so, mi sbaglio, non ne ho permanente, io come illuminante di Kiko veramente mi trovo benissimo, li adoro e infatti ogni anno, io non lo so perché dico ogni anno, comunque ogni volta che escono delle collezioni nuove, la cosa che prendo di più delle collezioni è blush e illuminante, perché è una cosa che mi piace variare tantissimo e quindi questo ve lo consiglio. Se non è questo, è sempre in edizione limitata, li trovate sempre. Un altro che mi è piaciuto, devo dire la verità, non credevo, perché spesso si va in base anche a quello che gli altri ti fanno vedere, però sono andata quando fu che l'ho presi all'OVS e sinceramente mi sono messa a swatchare un po' qua un po' là e mi è piaciuto e quindi l'ho voluto prendere. Sto parlando del Basic Marble di Basic Gaia. Questo è nella colorazione Nike, lo 02, ovviamente sempre a base rosata. Questo è molto più rosa di quello precedente, anche questo cotto, quello precedente è molto più pigmentato, non so se si vede, vedete? Qui ha una specie di patina bianca al di sotto, invece questo proprio è più rosato e più forte. Anche questo, essendo cotto, lo potete anche bagnare e si può anche stratificare. Io mi trovo bene con questo, infatti per questo ho avuto difficoltà anche nel scegliervi l'illuminante, perché sinceramente mi trovo bene con quasi tutti quelli che ho, infatti quelli che non mi sono piaciuti li ho subito deglatterati. Questi devo dire che mi piacciono. Sono stata all'OVS pochi giorni fa e non c'erano, quindi non ho potuto scegliere altri colori, però è bello anche variare per quanto riguarda anche i brand, quindi vorrò prendere qualcosa di Nabla o Mulac, perché di Mulac c'è soltanto quello in crema e preferisco prendere anche qualche altro prodotto. Per quanto riguarda il terzo illuminante, quello che mi vedete addosso, non gli avrei dato veramente nemmeno 5 centesimi per dirla proprio pulita pulita,
Ma devo dire la verità, è stato l'illuminante più utilizzato forse nel 2019, perché nel 2020 ho variato tantissimo. Nel 2019 l'illuminante che ho utilizzato di più in assoluto è questo della Revolution ed è il Vivid Baked. Io ho preso questa colorazione che è la 0, no, è la Peach Light. E poi subito dopo, trovandomi bene con questo, ho preso anche quello bianco, quello effetto più bianco e anche quello con il teschio. Non so se vi ricordate, in caso ve lo metterò qua nelle schede, proprio gli acquisti fatti da Makilaila, se non mi sbaglio è stato. Si vede benissimo che è stato molto ma molto utilizzato perché aveva tante venature, invece adesso le venature sono scomparse ed è quello che ho indosso. Non ho spruzzato niente, proprio per farvi vedere come è l'illuminante, sia spruzzato che senza. Spruzzato, diciamo, la pigmentazione è maggiore e se non spruzzate niente, diciamo, non è proprio eccessiva la pigmentazione. Se vedete, cioè, io qui ho un pulsantino, c'è cioè una cosa incredibile, quindi la pigmentazione c'è e come. Io adoro questa texture. E devo dire che è molto pigmentato, guardate, molto molto più pigmentato. E questo è più pink. Qui c'è scritto pesca. Io lo vedo più rosellino. Proprio a me piacciono tantissimo queste tonalità e mi ci trovo benissimo. Infatti, oltre a questo, poi ho scelto anche gli altri due che per me sono favolosi. Vediamo se ce l'ho qui a portata di mano, ve li volevo far vedere. Dov'è? È che devo sistemare di nuovo i cassetti perché devo fare un altro decluttering. Ho preso questo che è il Golden Eye, questo che è più dorato al confronto di questo. Ve li volevo far vedere proprio da vicino la differenza. Vedete? Questo è più rosa, che è quello mio preferito, e poi questo è più dorato ed è bellissimo anche questo sulle gote, è stupendo. E poi quello che ho preso in edizione limitata è questo con il teschio. E ve lo faccio vedere da vicino così si vede benissimo il teschio, sempre se riesco ad aprirlo. Vedete? Bellissimo, stupendo e pigmentatissimo. Cioè, io mi sono trovata subito bene con questi. Ve li assicuro, proprio sono ottime, ottime, ottime. Adesso arriviamo al quarto illuminante. Per quanto riguarda questo illuminante, devo farvene vedere due. Lo so, sto barando perché di norma sono i Magnifici 4, però sinceramente di questa linea mi sono piaciuti questi due e li trovo veramente stupendi in una forma assoluta. Il primo è quello in edizione limitata in collaborazione con Niku Tutorial che si chiama Spice Baby. E l'ho utilizzato di recente ed è questo ghiaccio stupendo, pigmentatissimo, anche al solo contatto, cioè guardate il ghiaccio che c'è, è bellissimo, stupendo, stupendo ed è questo. Ed è un illuminante duochrome. Cioè, è stupendo, io lo metto anche sempre all'inizio dell'occhio proprio per dare una luce particolare ed è bellissimo, lo potete utilizzare anche come ombretto, ha una pigmentazione veramente spettacolare. Io li ho presi scontati, se non mi sbaglio, io vi dico sempre di tenere d'occhio le newsletter, se vi iscrivete alle newsletter di Beauty Bay, perché spesso fanno degli sconti tipo monomarca. E io questi li ho presi, se non mi sbaglio, quando fu prima del Black Friday c'erano degli sconti, ora non mi ricordo se era il 30% o giù di lì. E devo dire che ho fatto un affarone perché sono bellissimi. Ne ho presi 3 e 2 blush, una cosa del genere. Sono veramente fantastici. Guardate ancora la pigmentazione, meglio che me lo pulisco. L'altro che è, diciamo, questo jolly è Highlighter Beverly Hills, mi è piaciuto tanto,
L'avevo già visto e l'avevo visto da un'americana che aveva fatto sia un make-up che poi aveva messo questo come illuminante. E io sto parlando di questo, che è Beverly Hills. Allora, vedete la gialda che è divisa in vari spicchi? E questo serve per o li prendete singolarmente oppure fate un giro di tutti i colori e lì vi viene un illuminante da paura. Veramente da paura. Allora, io di norma faccio soltanto il centro per non sporcare tutto. Diciamo, la parte più forte è il. Adesso mi è uscito tutto il marroncino. Dipende come lo prendete, ovviamente esce di più il marroncino. Però mi piace. Perché non dà quell'effetto troppo pesante. Vedete? Vedete dove? Qua. La cosa che mi piace di più è questo effetto che ti dà alla pelle. Io ve lo voglio far vedere proprio da vicino. Comunque, è questo. Ed è una specie di pesca. Vedete? Ha dei riflessi, ha delle sfaccettature, quindi si vede più il marroncino, il bronzo. Il bianco tra virgolette perché ha un po' di bianco. Il bianco, vedete? Questa parte più bianca, più rosa, più gialla e ha queste sfaccettature, quindi dipende anche come lo prendete, come lo prelevate, è più, diciamo, più particolare, se volete un qualcosa di più bronzo, ovviamente strofinate di più il pennello da questo lato. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Io l'ho già utilizzato e questo, se non mi sbaglio, l'avevo messo su un make-up con la palettina di Natasha Denona, quella con i colori neutri, e mi è venuto un amore veramente. Avevo fatto un trucco abbastanza leggero, con delle sfumature con nero e grigio e tutto. E gli ho messo questo e mi è piaciuto tantissimo. Io lo preferisco ovviamente in forma più leggera perché ovviamente qui ho calcato la mano e tutto, vedete? Mi piace questo fatto che cambia questo colore dal bronzo al dorato al rosellino chiaro chiaro, cioè è stupendo, veramente. Io con questi illuminanti mi trovo benissimo, veramente benissimo e ve li consiglio. Quindi state attenti in varie. Certe volte fanno questi sconti abbastanza particolari e ottimi veramente per fare degli acquisti. Io spesso mi è capitato di aspettare, vabbè, poi quando arriva questo ombretto, poi glielo metto e faccio l'ordine e tutto. Invece, quando capitano queste occasioni più particolari, nel senso il 50%, il 30%, è giusto anche acquistarle così li prendete prima di tutto scontate e poi ne potete prendere anche di più. Perché io quella volta avevo preso tre illuminanti e due blush e ho altre cose. Poi nel frangente avevo perso tutti i fondotinta che avevo messo nel carrello, che poi ovviamente si sono tolti perché sono stati venduti in maniera velocissima. Quindi, per quanto riguarda i miei illuminanti preferiti, sono tutti qua, tutti qua, tutti qua, bellissimi. Non lo so, io ho messo malva sulle labbra, ma mi sembro tipo una morta, non lo so. Comunque. Sono stupendi, mi sono piaciuti tantissimo, ve li consiglio, sì. Ovviamente non vi dico la frase che se li finisco li ricompro perché ne ho una marea. Non ho messo quelli di Colourpop, ad esempio, perché non li ho utilizzati abbastanza da metterveli qui per quanto riguarda i miei Magnifici 4. Però devo dire che questi sono una favola, cioè guardate la luce che ha la mia mano, cioè va, ve lo sto dicendo, va. Stupendi, bellissimi. Troverete tutto scritto giù nell'info box, tutti gli illuminanti che ho nominato, anche quelli di Revolution che vi ho fatto vedere, anche se non li ho sbocciati, però ve li metterò giù nell'info box, quindi troverete tutto scritto là. Ovviamente dobbiamo tutti insieme, dobbiamo andare a vedere cosa vi hanno proposto sia Betty che Fabiana. Io sono molto curiosa e sapete tutti che io ascolto tanto i loro consigli. Infatti, vi faccio vedere che Fabiana
Fabiana una volta aveva consigliato questa palettina di Kat Von D e io poi, quando ci sono stati gli sconti, l'ho acquistata perché apprezzo tantissimo questa tipologia di video proprio per confrontarci con altre persone, ovviamente anche molto più brave di me, e automaticamente acquistare dei prodotti che sicuramente sono molto molto validi. Per quanto riguarda questo video è tutto, io ovviamente saluto le due Angels, quindi saluto Betty e saluto Fabiana. Andiamo a vedere il loro video e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!